Buonasera a tutti, benvenuti, benvenuti alla 21ª puntata della nostra sanità. Allora, rapidamente andiamo perché ovviamente è in corso, come voi tutti quanti sapete, i giornali hanno annunciato una fiaccolata per proprio dei medici italiani che sfilano nel silenzio che un silenzio che grida vendetta, un silenzio che vuol dire qualcosa. Sfilo per ricordare la psichiatra uccisa, che ovviamente è stata uccisa da un suo paziente a Pisa e che ovviamente ha scosso un po' tutti, ha scosso non solo il mondo medico ma anche i cittadini. E comunque rapidamente do la linea alla regia, poi tratteremo anche altri argomenti, ma sempre inerenti alla questione di violenza medici. Vi ricordo che avremo anche il collegamento con la piazza perché è iniziata alle 8, abbiamo preso delle immagini, poi avremo anche un collegamento con i nostri inviati giù dalla piazza. Linea alla regia e ci vediamo tra qualche secondo. Allora, avete visto che queste qui sono le immagini delle ore 20, circa di qualche minuto fa, perché sono le immagini di Roma. La manifestazione è partita dalla piazza, dalla stazione Termini e poi è arrivata e sta andando. Poi è scorsa a Roma, è andata avanti in un silenzio surreale. E vi faccio vedere esattamente in rapida successione le nostre telecamere che hanno ripreso l'evento. E adesso io taccio perché questo è l'audio reale sonoro della cosa. Sì.
sentito un silenzio surreale che ci sta proprio, praticamente è un qualcosa che io non riesco a definire, perché effettivamente se guardiamo non ci sono macchine, non ci sono non lo so, forse ma nemmeno un telefono che squilla. Allora, vedete, questa qui è stata la manifestazione. Dottor Sabatini, buonasera. Buonasera, dottor Piro, buonasera a tutti. Una dimostrazione di quanto il silenzio alle volte può essere forte e potente, urlato più di un urlo veramente. La cosa solo che mi dispiace è che queste cose avvengono sempre quando i buoi sono scappati. È un peccato. Dottor Buono, buonasera, benvenuto. E buonasera a tutti, condivido pienamente. Lo definirei un silenzio che urla. Urla il dispiacere, urla la rabbia, urlano le aspettative deluse dei medici italiani riguardo a condizioni accettabili, sostenibili di lavorare in sicurezza. Dottor Miserendino, buonasera. Benvenuto. Buonasera. Collegamento da Milano, eccolo. Buonasera e benvenuto. Sposo totalmente le parole del dottor Buono. E dico che ci sono tante manifestazioni anche in contemporanea, mi sembra, cioè in giro per l'Italia, di Camice, ho sentito di Palermo, insomma penso che ci sia stata una sollevazione di coscienze, non sono solo quelle del mondo medico e sanitario, ma è una morte che ha colpito, perché purtroppo le morti che avvengono sul lavoro si sentono, le morti che avvengono in strada sono in queste situazioni sono degli elementi atroci, diciamo, per una società civile, ed è di questo che dovremmo parlare. Dovremmo dire che senza persone come Barbara Capovani, forse dei suoi assassini non ci sarebbe traccia al mondo, ed è questo il problema grosso, perché vanno tutelati medici e persone che si prendono cura in tutti i campi, dalle malattie mentali alle malattie ordinarie. Allora adesso ci ricolleghiamo un attimo con la piazza, perché è il momento della fine della manifestazione, lo facciamo vedere così com'è, così ci giunge, e vediamolo in silenzio. Applauso, l'avete visto, e ovviamente è un qualcosa che dura dalle 8 fino alle 9 e mezza. E sempre più rapidamente io vado e mi collego con la piazza, dove ci sono Eleonora Grimaldi, la dottoressa Eleonora Grimaldi, con la dottoressa Lara Morelli, che ci hanno permesso questo collegamento. Benvenute, buonasera, benvenuti qui a questa serata. Allora, come è andata la dottoressa Grimaldi? Come è andata la sfilata? Io abbiamo visto qualche immagine, ma le sensazioni le sapete più voi. Guarda, l'atmosfera è stata molto suggestiva, di un silenzio quasi normale. Sono ancora emozionata perché porto dentro il mio cuore le vibrazioni di tutti gli amici, le amiche, ma soprattutto di tanta gente, non solo operatori sanitari, non solo medici, infermieri, che sono venuti qui a condividere questo grande dolore. Devo dire che oltre il dolore, oltre questa manifestazione di affetto nei confronti della nostra collega, trapelava anche un po' nell'aria una certa rabbia, indignazione, proprio perché sappiamo bene che questi episodi poi culminano quando ormai sono tardi. La violenza contro gli operatori sanitari, i medici, è una piaga che purtroppo non si riesce a contenere. Si parla di devi avvicinare un po' di più alla telecamera, perché si sente, ecco, avvicina più il microfono. Ne parlano a tutti i livelli, dalla politica ovviamente a tutte le manifestazioni di violenza che ci sono ogni giorno, alla cronaca.
quindi c'è un'alta risonanza di questa problematica, ma ahimè la situazione è ancora lontana. Ho avuto modo di parlare con molte persone. Molte persone veramente sono arrabbiate. Devo dire che la rabbia è il sentimento predominante. La rabbia che è ingiustificata, perché alla fine, dopo tanto lavorare durante questa pandemia, durante appunto questi anni di distanziamento sociale, si arriva ad uccidere un medico. E questo deve far riflettere, un po' tutti, diversi ambiti, ripeto, dalla politica a ovviamente le varie istituzioni. Abbiamo fatto un lungo percorso, siamo partiti da Piazza dell'Esquilino, ora ci troviamo davanti al Campidoglio, che sia di buon auspicio per poter sperare in un mondo senza violenza contro gli operatori sanitari. Io devo dire che forse in me questa atmosfera... Dovresti avvicinare un po' di più l'audio e il coso, sì. Sì, mi sentite ora? Adesso meglio, sì. E porto nel mio cuore ancora questa atmosfera festiva, per cui devo dire che queste manifestazioni forse andrebbero viste, ma ovviamente motivo anche di riflessione. Ho incontrato qui una carissima persona che può darci una testimonianza. Prego, prego. Buonasera. Buonasera, sono Presti Giacomo Paola e rappresento per delega l'associazione Finalmente Libera della Salerno 3. Siamo un'associazione di parenti, di pazienti con problemi di salute mentale, e noi vogliamo esserci perché viviamo in prima persona i problemi che ci sono nel settore sociosanitario per la salute mentale, con i grandi tagli che ci sono stati. Personale dei medici e la diminuzione del tempo di assistenza, abbiamo delle leggi, delle linee guida dei medici, degli infermieri e degli operatori di riabilitazione fantastici, ma hanno troppi pazienti in carico, per cui noi come associazione cerchiamo di supportarli in tutti i modi, anche altre associazioni. Che facciamo lavorando in prima linea, il problema è nato proprio dal Covid, quando ci ha distanziato un po' non solo dal punto di vista sociale, ma anche dal punto di vista medico-paziente. Relazionale, quindi, esattamente. Si è slatentizzato tutto il problema della relazione del paziente, e della assolutamente. Salute mentale anche, perché magari un rapporto fiduciario medico-paziente è venuto meno, le persone sono rimaste con i loro problemi, con le loro ansie, la loro depressione, non trattate, perché eravamo comunque molto concentrati anche a trattare ovviamente la pandemia e i casi più gravi dal punto di vista infettivologico. Quindi è un gran bel lavoro quello che dobbiamo fare per poter sensibilizzare le istituzioni e dar voce anche a questo aspetto di patologie. Ancora non troppo, non se ne parla tanto, soprattutto la prevenzione di queste patologie che manca proprio. Esattamente, sono completamente d'accordo, dovremmo iniziare dalle scuole, dovremmo fare più opera di educazione sanitaria a livello di scuole medie e di scuole superiori, perché tanti disturbi che sono considerati tra virgolette normali dell'adolescenza, poi a posteriori guardandoli erano i prodromi. Siamo un po' male. Tutti emozionati perché sì, veramente veniamo fatto fuori veramente da un'atmosfera veramente, sì, veramente importante, suggestiva. Sì. Assolutamente. E serve assolutamente un aumento del numero di personale, sia di categoria medica, sia di tutte le altre categorie. Serve di applicare le nostre bellissime linee guida nazionali che abbiamo, serve di fare progetti riabilitativi sulla carta che funzionano se fatti. Bene, certo un medico non può farsi carico di 180 pazienti, per cui assolutamente va aumentato il numero. Noi come associazione siamo i primi che siamo vicini e vogliamo aiutarli a far reimplementare le piante organiche e a fargli perdere la vita.
perché diventa difficile lavorare in burnout. Noi come medici di famiglia siamo al vostro fianco perché veramente ogni giorno è il primo medico che se ne accorge, dovrebbe lavorare in rete con il CSM, assolutamente. Allora Eleonora, io concordo in pieno. Allora Eleonora, io ringrazio la collega che ci ha dato la testimonianza, che adesso andiamo avanti. Io ti saluto e ti ringrazio del lavoro che state facendo. Adesso potete tranquillamente finire la mia fiaccola in mano, con la speranza veramente che qualcosa dopo questa manifestazione, che ha visto anche politici scendere in piazza, possa cambiare. Speriamo bene, ma questa sera ne parleremo, anche perché ovviamente sono passati circa 9 anni dall'omicidio della dottoressa Labriola e la cosa purtroppo si è ripresentata di nuovo. E allora ti ringrazio, saluto anche la dottoressa che è lì alla ripresa, dottoressa Morelli, e ci risentiamo prossimamente. Grazie a voi del lavoro che avete svolto, un saluto. Grazie. Allora, dottor Buono, andiamo a vedere una cosa però. Allora, hanno ringraziato almeno 4-5 volte. Chi? Loro, in diretta. Hanno ringraziato. A me? A voglia. Un passato violento, quello di Gianluca Seung, già finito agli arresti domiciliari e poi evaso più volte, accusato di violenza sessuale su una 13enne, aggressione a pubblico ufficiale. Lo scorso anno aveva picchiato una guardia giurata al Tribunale di Lucca, già destinatario di vari fogli di via e provvedimenti restrittivi. Nel 2012 aveva ferito al volto uno psichiatra del Versilia che lo aveva in cura durante un convegno. Al momento non risulta in terapia, ma in passato era stato un paziente proprio della dottoressa Capovani. In Versilia è noto per le sue improbabili posizioni contro il sistema sanitario e la psichiatria, si definiva uno sciamano. Quella avvenuta a Santa Chiara è un'aggressione brutale che lascia inevitabilmente una scia di domande. Perché un soggetto ritenuto così pericoloso non si trovava in cura ed era invece a piede libero? E soprattutto perché se l'è presa con la dottoressa Capovani? Come ho già detto in precedenza, qui si entra nel campo dello psichiatrico, quindi dove è difficile trovare qualcosa di razionale. Purtroppo si tratta di soggetti che, oltre a essere colpevoli, a loro volta sono vittime di una, oggi forse anche di una società che non è in grado forse di prendersi carico di questa tipologia di soggetti. Un caso che riaccende il dibattito sulla sicurezza del personale sanitario fuori e dentro gli ospedali. Solo nell'ultimo anno in Toscana si sono contate 1.258 aggressioni a medici e operatori degli ospedali, di cui 935 verbali e 323 fisiche, quasi un episodio di violenza fisica al giorno. Dottor Miserendino, abbiamo sentito, abbiamo visto la sfilata, abbiamo visto tutte quante le fasi di commiato, 9 anni dalla Labriola, dalla dottoressa Labriola che è stata uccisa, non è stato fatto niente e siamo qui. Sì, due omicidi efferati. In questo caso però si vede proprio come il protagonista di questo omicidio sia una persona, ha detto il procuratore, forse la società non fa abbastanza. Io invece preferirei ricordare quello che dice il presidente della Federazione degli Ordini quando c'era quel famoso slogan: chi uccide un medico uccide se stesso, chi colpisce un medico colpisce se stesso. Cioè noi non dobbiamo dimenticare che c'è una base di pietas, ma soprattutto di solidarietà, che nasce dall'aver costruito una società fatta sulle cure, sul prendersi cura. Cioè se non ci fossero i medici, se non ci fossero i professionisti della salute, che società avremmo? E quindi questa stessa, il discorso del procuratore butta su una società fatta da tanti Mauro Miserendino, che magari si girano dall'altra parte, delle colpe che però in realtà comprendono anche il medico, che poveretto invece in questi 9 anni e nei 45 anni del Servizio Sanitario Nazionale, medico, l'infermiere, tutti i protagonisti di questo Servizio Sanitario,
si sono fatti in quattro, soprattutto per legittimare delle persone che non sono soltanto pazienti. In questo caso si tratta di una persona che non doveva stare libera, si tratta di qualcuno che la società lassista avrebbe dovuto attenzionare, e allora magari qualcun altro avrebbe avuto da ridire perché l'ho attenzionato. Quindi attenzione, noi non facciamo abbastanza per tanti, però effettivamente chi fa qualcosa, se viene retribuito in questo modo per quello sforzo che fa, effettivamente non è un buon esempio per nessuno, per i miserendini che parlano qui e che non sono medici e sono gli uomini medi di questa società. Ma comunque, Mauro, ci sono anche dei problemi. Io ho dei pazienti psichiatrici, alcuni di quali sono in cura e tranquillamente seguono i progetti delle cure stabiliti dai medici che li tengono periodicamente in controllo, ma ce ne sono altri che invece rifiutano la cura. Io ce n'ho uno in particolare che è completamente schizofrenico, la cui famiglia non sa cosa fare perché vive da solo, è assolutamente libero, da un paio d'anni non fa le cure che gli sono state prescritte, ha deciso sua sponte di non frequentare più i centri di salute mentale ed è una probabilmente una scheggia impazzita che gira. Io lo vedo peggiorare, ogni tanto mi viene a trovare, ancora cortese e gentile come era ai primi tempi, ma non è più la stessa persona, perché sono due anni che non si cura. Allora, tutta questa gente, per tutta questa gente bisogna fare qualcosa. Stamattina alla radio ho sentito un'intervista di un'associazione di parenti di ammalati psichiatrici che mi hanno fatto, devo dire, veramente pensare. Da una parte quello che dice il procuratore sono essi stessi delle vittime, dall'altra parte però sono dei potenziali omicidi, e quindi bisogna fare qualcosa, non soltanto dire potevamo farlo, che possiamo fare. Bisogna creare una situazione cuscinetto in cui queste persone, pur non essendo private se non altro totalmente della loro libertà, vengano tenute sotto controllo e curate, voglio dire coercivamente, scusate la parola che forse può sembrare un po' forte, ma vanno curati per forza, perché se le cure a qualcosina servono. Anche l'omicida mi sembra non si curasse più, ce l'aveva con la sanità, ce l'aveva con i centri psichiatrici. Questa gente non può essere lasciata libera, ma non possiamo nemmeno continuare a piangere sul latte versato. Questo voglio dire, dobbiamo fare qualcosa. Dottor Buono, allora, abbiamo visto che tante parole in questi anni, ma pochissime sono le cose fatte, insomma. Sì, anche perché è un fenomeno obiettivamente complesso. È un fenomeno che potremmo assimilare come a una sorta di fortezza, una fortezza del male, e che si giova di una sua organizzazione, esattamente come è nelle guerre, no? Ha dei suoi canali di rifornimento. Questi canali di rifornimento sono canali di rifornimento che sono presenti nella nostra società a 360 gradi. Abbiamo visto alcuni di essi, campagne denigratorie, delegittimazioni, altre cose vedremo ancora. Tutto quel qualcosa che mina il rapporto che esiste tra il medico e il suo assistito, e tra il medico e la medicina, e quindi tutto quell'insieme di orpelli burocratici, di norme, di vessazioni vere e proprie che il medico è poi tenuto a esternare in prima linea. Delle volte si tratta di dare dei no più o meno articolati, più o meno giustificati e giustificabili, ma si trova a essere il terminale di questo sistema. Tutto quanto questo non è che determina in quel momento, quasi mai direttamente, un atto di questo genere, ma è l'humus. E come certe guerre si vincono qualche volta con dei bombardamenti massivi che distruggono questa sorta di fortezza del male, ma altre volte si vincono con una paziente opera di impedimento del supporto logistico. Bene, il supporto logistico di questa fortezza del male è compreso tra tutte quante queste cose che abbiamo detto. E se ci troviamo ogni volta a piangere sul latte versato, questo avviene perché, al di là di misure estemporanee che pure hanno la loro importanza, pienamente d'accordo con il dottor Sabatini quando dice che ci vuole qualche strumento coercitivo, perché la gente
ha diritto di vivere in tranquillità. Non è un lenimento dire vabbè, certe cose statisticamente avvengono. Quindi bene su questi interventi, bene però anche su una guerra di parziale ma continuo sabotaggio di tutti quei canali che alimentano questa centrale del mare. E su questo mi sembra di non vedere nulla. Vedremo anche dopo, probabilmente, che tutto un insieme di situazioni, anche di attacchi violenti, anche verbali, nei confronti dei medici, tutto un insieme di mansioni antipatiche che qualcuno non vuole assumere perché il cerino in mano vuole che lo prenda questo medico, e questo medico che alla fine finisce a essere espressione di un sistema su cui ha peraltro pochissime capacità decisionali, determina che poi alla fine esploda ogni tanto qualche episodio. E mica tanto ogni tanto, perché mi sembra di aver parlato di oltre 1000 episodi e mi sembra anche di ricordare più di 600 di aggressioni verbali, ma più di 300 di aggressioni fisiche. Questo è gravissimo. Allora, abbiamo detto Paola Labriola, psichiatra uccisa, coltellata addirittura da un suo paziente 9 anni fa. Andiamo a vedere che cosa è successo 9 anni fa. Per le dottoresse uccise, medaglia d'oro al merito della sanità pubblica e al valore civile. È la richiesta che il Comitato Centrale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri rivolgerà al Ministro della Salute e al Ministro dell'Interno per le due donne medico che hanno pagato un prezzo inimmaginabile al loro impegno alla professione, Paola Labriola ed Eleonora Cantamessa, la psichiatra uccisa mentre svolgeva il suo lavoro e la ginecologa travolta in auto dall'assassino dell'uomo che stava cercando di soccorrere. Si tratta di due donne, due medici, a cui è stata sottratta la vita mentre rispondevano a quei principi, a quel diritto dovere di curare che costituiscono l'essenza stessa della professione, manifestandone così il senso più profondo. La sicurezza degli operatori è infatti il primo presupposto della sicurezza delle cure, così come la rischiosità della professione è l'effetto collaterale della quotidiana attività di prossimità e vicinanza dei medici ai disagi delle persone e delle comunità, spesso in qualità di primi, se non unici, testimoni di diritti elusi e negati. I nostri professionisti entrano nelle case, nei quartieri, nelle comunità devastate da malesseri ambientali e sociali, sino a pagare il prezzo alto per non poter che rispondere sì a chi chiede soccorso. Nulla potrà restituire alla famiglia e alla comunità professionale queste preziose donne medico, ma tutto dobbiamo fare perché ne resti il ricordo e l'insegnamento, conclude la Federazione degli Ordini. Eccoci allora, medaglie al tempo, medaglie adesso, andiamo avanti con le medaglie, però in realtà dei fatti poco è stato fatto. Per Paola Labriola furono condannati anche tutta quanta la filiera della ASL che non avevano vigilato sulla loro integrità. Però mi sentivo, stiamo sempre a parlare delle stesse cose. A me quello che mi dispiace dire è che secondo me noi abbiamo buttato 9 anni nel secchio 9 anni di tempo. Non capisco perché. Al tempo io dissi al presidente della Francia, non è che per caso questa violenza, a forza di diventare quotidiana, diventi routine e nessuno ne parla più. È successo esattamente quello che abbiamo detto. Non ne parla più, non è un problema dello Stato. Però io voglio dire, quello che ha ammazzato la dottoressa sua a Pisa, poteva, invece di prendersela con la dottoressa, su una metropolitana, prendersela con un nostro familiare, il marito del sindaco del paese dove stava, il marito del sindaco di Pisa, la madre del sindaco di Pisa, oppure dell'onorevole X, come il padre di un povero padre di famiglia che veniva ammazzato e lasciava una famiglia per la strada. È un fenomeno sociale che secondo me stanno sottovalutando, eppure tanto. E dico di più, poteva anche prendersela con un medico grande, grosso, alto 1,98 m. E il concetto è che qui non è soltanto il medico, ma il medico visto come figura vulnerabile. Visto come figura vulnerabile, qui rispondo al procuratore che parla di società dura o d'assista, o quello che cioè di società problematica nei confronti che non dà niente ai soggetti pazienti. E qui possiamo essere in parte riflessivi e d'accordo, ma dovrebbe parlare a maggior ragione di questa società che sta dando sempre meno al medico, lo sta
individuando come un bersaglio, perché purtroppo non è che è la maggioranza della popolazione che fa così, però la maggioranza della popolazione che si pone in modo, cioè la maggioranza, è una forte componente che si pone in modo sempre più critico nei confronti dei protagonisti del servizio sanitario. E questo è una riflessione da affrontare di petto, cioè purtroppo è un dato con cui dobbiamo confrontarci, con capire perché di pazienti come questi pazienti, come l'assassino della dottoressa Capovani, ce ne sono abbastanza, sono contagiosi anche nella loro veemenza nei confronti delle strutture sanitarie. E non è tanto la pigrizia della struttura sanitaria, il fatto che non aiuta molto, che è burocraticamente perversa, purtroppo un qualcosa di diverso, sta finendo una sorta di contratto sociale che voleva le figure in camice come quelle che ci tenevano in vita. Oggi in questa società dove la vita di un orso conta un po' di più della vita di un uomo, lo sto dicendo soltanto per una minoranza di popolazione che però c'è, e in questa società il medico conta di meno e diciamo accatena tutto il resto. Io direi che molti di noi, in senso generale, parlo come civiltà, dovremmo, per usare una terminologia comune dei giovani, far pace col nostro cervello. Ovvero sia, da una parte sento dire, ma da molte versanti, politici, apolitici, quello che vogliamo noi, inasprimento delle pene. Dall'altra parte bisogna riconoscere che noi siamo uno Stato garantista, che possiamo inasprire pene quanto vogliamo, ma se non le applichiamo non succede niente. Allora sarebbe molto più facile smetterla di dire inaspriamo le pene, siamo duri, come per dimostrare la sorta di celodurismo che andava qualche anno fa. Dall'altra parte dobbiamo dire ce le abbiamo le leggi, applichiamole, perché siamo garantisti? Come c'è un giudice che mette dentro qualcuno, ce ne sono altri 20, adesso non è un'accusa ai giudici, è un esempio, ce ne sono altri 20 che lo tirano fuori per vari motivi. Stamattina sentivo genitori di una persona aggredita, che la stessa persona, l'aggressore, nel giro di una settimana era stato arrestato 5 volte per gli stessi motivi: violenza privata, furto, tentativo di violenza sessuale e quant'altro. Entrano, vengono sbattuti fuori dopo 5 minuti, ridelinquono, rivengono messi dentro, fino a che poi l'atto delinquenziale non diventa un atto estremo come questo qui. Quindi, diciamo, ripeto, mettiamoci in pace con il nostro cervello. Le pene ci sono, troviamo il modo di renderle applicabili. Adesso io parlo da medico, non voglio entrare nel lavoro di altri professionisti, però è inutile che ci cospargiamo il capo di cenere dicendo faremo, 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 e poi non facciamo altro che dare medaglie e fare, per quanto bellissime, per quanto potentissime dal punto di vista emotivo, fiaccolate nel ricordo di una persona che, se fossimo stati tutti più attenti, oggi ancora sarebbe viva e vicina ai suoi 3 figli. Andiamo a vedere un attimo che cosa, i medici come sono arrabbiati, e se sono arrabbiati, perché a questo punto i medici sono abbastanza arrabbiati in generale, ma non solo per questo, perché poi noi parliamo di, in questo momento parliamo delle aggressioni fisiche, poi ci sono le aggressioni fisiche, le aggressioni verbali, le aggressioni legali, le minacce di cosa legali, le coercizioni in ospedali, ASL, turni, eccetera. Sono delle condizioni che alla fine hanno fatto esplodere la classe media. Andiamo a vedere, poi ritorniamo qui in studio. Un minuto di silenzio a mezzogiorno in punto per scandire la rabbia e l'amarezza. Un minuto di silenzio per ribadire il secco no a un'escalation preoccupante. Sono tanti, troppi gli episodi di violenza di cui sono rimasti vittime gli operatori sanitari, alle prese quotidianamente con aggressioni da parte di pazienti e dei loro familiari. Basta con le violenze, medici e infermieri lo dicono in coro e chiamano in causa le loro responsabilità tutte le istituzioni. Deve essere certamente messo in campo un sistema di sicurezza adeguato, perché non ci sentiamo protetti. Non ci sentiamo protetti ogni giorno, ogni ora della nostra vita. Non sappiamo se la persona alla quale stiamo dando tutto noi stessi, le ore migliori della nostra vita, sottraendole alle famiglie, sottraendole ai nostri amici, sottraendole a noi stessi, per darle, così come abbiamo giurato quando ci siamo laureati, per donarle ad un
ad una solidarietà, ad una vicinanza verso chi poi ci risponde con violenza, con aggressioni, con minacce che sono quotidiane. Non bastano solamente le leggi che già ci sono, ma devono essere più precise, ma occorre anche che le forze di sicurezza siano attivamente presenti. Lo sono a Lecce, ma devono essere anche ben attive, così come fanno attualmente nel territorio, perché questo territorio ovviamente tra qualche mese diventa un contenuto enorme di persone che vengono e naturalmente possono diventare fonti di violenza. Ma non solo, occorre che la ASL prenda le sue responsabilità, perché è chiaro che la sicurezza è demandata agli istituti predisposti a questo, e allora il Dipartimento di Sicurezza sul Lavoro deve certamente farsi carico di tutto ciò che compete a loro. Ma non solo, occorre che ci sia la formazione dei medici, degli infermieri, del personale sanitario, una formazione che deve essere basata sulla conoscenza delle leggi, sulla necessità di denunciare, cosa che avviene raramente, proprio perché molti dicono che non serve, che siamo abituati, e questa è la cosa più drammatica che possiamo ascoltare. Allora, abbiamo visto che i medici sono arrabbiati, arrabbiatissimi, e questo lo continueranno a essere, perché a me non mi pare, al di là delle medaglie, al di là di essere tutti contriti, al di là di tutte le cose, che ci siano attualmente in atto, allora, inasprimento delle pene. L'abbiamo inasprite per 100 anni, però poi dopo ovviamente che succede? Che il classico matto esce fuori e può delinquere e continuare a delinquere perché c'è un'infermità mentale. Non ci sono le strutture di mezzo, l'abbiamo visto, che sarebbero quelle della legge Basaglia. Allora a questo punto che facciamo? Dobbiamo rifare di nuovo la legge Basaglia? Che cosa possiamo fare? Capito? Il problema è proprio questo: rifare la legge Basaglia, rivederla, perché alla fine applicare le pene che ci sono, applicare. Ma sì, le pene che ci sono, però poi lo vedi che uno con l'infermità mentale dopo un po' esce. Perché non vengono applicate? Sì, non vengono applicate, ma c'è anche da dire che è una legge. Oppure vengono applicate in maniera distorta. Allora possiamo anche continuare ad applicare le leggi, che ne so, che poteva esserci ai tempi dell'impero romano, in alcune parti dell'impero stesso. Dobbiamo continuare ad applicare le leggi dell'inquisizione, perché sono andate avanti per tanti anni? Io direi di no. E grande rispetto per il professor Basaglia, per la sua legge, eccetera. Sono passati degli anni, signori, si cambia. Se una cosa non dà frutti, si cambia, si prende ciò che di buono questo ha portato, certamente eliminazione di lager, vediamo, no, in alcuni musei fotografici relativi a quel tempo, come sicuramente non possiamo essere dei laudatores temporis acti, sicuramente no, prendiamoci il positivo e cambiamo questa legge, probabilmente va adeguata ai nostri tempi. Allora, intanto andiamo allo stop, poi voglio sentire Mister Rendino sull'argomento che andiamo a trattare, perché violenza è generata da qualcosa, e che ovviamente la violenza, se uno cerca di smorzarla con l'acqua, il fuoco lo smorzi con l'acqua, ovviamente si tende a spegnersi, ma quando ci metti sopra la benzina che cosa succede? Ci vediamo tra un attimo. Allora, violenza è anche chi l'alimenta con i social sono un veicolo che alimenta chiacchiere, ma non soltanto quello, li alimenta violenze. E questa settimana agli orrori della cronaca, un autista soccorritore che su TikTok ha
inserito un filmato, adesso lo facciamo vedere però comunque perché è abbastanza sintomatico non tanto del soggetto in se stesso quanto negli atteggiamenti che sono poi gli stessi atteggiamenti che vengono usati nei social, sono stati usati un tempo dei Neovax, sono stati usati in altri. Comunque andiamolo a vedere e poi mi direte voi se questi sono, vuol dire criticare o vuol dire ingenerare violenza. Buonasera Fabio. Buonasera. Come mai facciamo tutti questi nodi di pronto soccorsi? Facciamo questi? No, non tutti. Però la gran parte sì, devo dire che sono inutili perché i cari medici di famiglia non alzano il culo per andare a vedere i propri pazienti. Voglio dire a questi cari medici che quei pazienti li hanno ereditati dai veri medici, cioè quelli che una volta venivano a casa a visitare il paziente. Questi non fanno un cazzo, questi non fanno un cazzo, cioè questi li devi chiamare. Sono pure infastiditi oltretutto che li chiami e gli devi chiedere grazie e giustizia per fargli fare una visita. Quindi non vengono a casa, gli dici quello che hanno, tutto per telefono. Dice vabbè, faccia una cosa, chiami il 118 e noi ci ritroviamo praticamente i pronto soccorso intasati di patologie che se possono essere curate tranquillamente a casa. Cari medici di famiglia, ma vaffanculo, siete una manica di. Che cazzo, come ve lo devo dire? Alzate il culo, cari me, alzate il culo. Chiudo, vaffanculo. E questo è l'utente medio dei social, Beh, l'utente medio dei social. Poi, però dovrebbe imparare un po' a mettere le batterie perché ha levato e messo ha quattro messo a volte levare le batterie 22 dell'altro. volte, a parte l'eloquio, devo dire, grande eleganza Gourmet, proprio. verbale, idee poche ovviamente, ma confuse. Poverino, hanno preso un minus abens sapendo che sicuramente qualcuno l'avrebbe denunciato. E probabilmente qualcuno lo denuncerà. Gliel'ha detto, sì, vabbè, gliel'hanno fatto dire, però non se l'ha fatto dire. C'era, comunque l'utente medio è questo qua. Io al di là di questa cosa, non giudico la persona, perché la persona ci sarà chi la giudicherà e che poi dopo si vedrà. Ma no, Io sicuramente voglio sì. solo dire una cosa. Un atteggiamento del genere, no? Che è stato visto da 10.000 persone. E parlo lì perché così almeno se poi ci vedono, io magari sono contento che la mia faccia, oltre a finire sullo screen dei panzironi, finisca anche nel telefonino di uno di questi quei cristiani qua. Secondo voi, se uno di quei 10.000 utenti il giorno dopo dà un cazzotto a un medico di famiglia, sbatte la capoccia contro un tavolo e lo manda all'ospedale, chi dovrebbe essere arrestato? Chi ha dato il cazzotto o chi fa queste cose, secondo voi? Beh, torniamo a quello che accennavo prima, questi episodi, che poi sarebbero pure simpatici, ecco, perché per esempio nel È contesto di un coreografico film del effettivamente. Vi ricordate il commissario Nico Girardi, dottor Monnezza, no? Ecco, allora in queste situazioni sarebbero pure simpatici, peccato che invece non sia così, ma di questo se ne occuperà, credo, presto chi di dovere. Ma è uno di quei canali che alimentano quella centrale, tutti gli atteggiamenti di questo genere, perché poi se il social, come esce, ha questo grande potere di penetrazione, perché effettivamente può essere visto da tantissime persone simultaneamente, è statisticamente possibile che poi qualcuno magari trovi in un atteggiamento che giudica da persona negligente il medico, dove magari ci sono dei motivi particolari per cui certi interventi debbano essere differiti, magari perde la pazienza perché si sente come trascinato in un ambiente che in fondo foraggia e sostiene, perché uno dei pericoli dei social, e lo abbiamo visto tante volte, è proprio quello di dare una falsa rappresentazione della realtà. E vedere certe cose rimbalzare crea il concetto che, da un lato, non è peccato se uno inveisce, accusa, insulta, Certo, però
Allora, se uno di quei 10.000 malmena il proprio medico... Se poi malmena il proprio medico, indubbiamente... Chi è il responsabile di quella malmenatura? Chi gli ha detto che è lecito, chi ha insistito, chi ha creato un humus negativo e chi ha in qualche modo, anche al di là della specifica volontà in materia, contribuito a generare questo clima. Allora, adesso, e poi quel clima si estrinseca nell'episodio. Quindi anche l'inceneratore. Certo. Dottor Miserendino, alla luce di questo filmato, non commentiamo la persona. La mia domanda è quella di prima, la faccio a tutti quanti uguale, come manco fosse un quiz. Se uno di queste 10.000 persone domani malmena il medico, di chi è la colpa? È chiaro che vedere nei social una cosa del genere è uno sdoganamento non solo della parolaccia, ma anche di un tono molto molto minaccioso, perché quell'ultimo alzate il deretano è un è detto in modo molto minaccioso e finisce con un'altra parola che comprende il deretano, che in quel modo è detto come un insulto. Quindi praticamente si conclude tutto con questo tono sprezzante. Io però a questo punto io non giudico la persona, però vorrei anche cercare di portare la vostra attenzione sul humus in cui questa persona parla, perché sta in qualche modo partecipando a un team di soccorritori, di medici del 118, che giudica lui stesso troppo carichi di lavoro a causa dei medici di famiglia cui fa riferimento con epiteti inqualificabili. Allora, a questo punto il problema è: che razza di rapporti ci sono tra i medici del 118 e i medici di famiglia? Perché è anche questo da dire, questo non è che si è confrontato con se stesso, non è che siamo tutti quanti con problemi mentali. Questo soccorritore ha avuto modo di imputare all'overcrowding quanto in questa trasmissione spesso, nel sovraffollamento del pronto soccorso, imputiamo al boarding, cioè stiamo additando da tante puntate sui pronti soccorso romani un problema di non riuscire a ricoverare nei reparti. Lui, in termini assolutamente inqualificabili, ci dà l'idea di una situazione di guerra dai medici del 118, forse anche del pronto soccorso, nei confronti dei medici di famiglia, causata dal fatto che secondo loro i pronti soccorso sono sovraffollati perché il territorio non fa filtro. E allora a questo punto io in tutto questo lancio una provocazione e mi dico: c'è una seconda teoria sul sovraffollamento del pronto soccorso e non è sostenuta da questo medico solo, da questo TikToker, è sostenuta dai suoi amici. E lì effettivamente mi pongo un problema che è all'atere della gravissima cosa che viene creata, la gravissima situazione viene a crearsi quando si addita il medico al paziente. In effetti è un problema, perché se io loro sono quelli che rimangono in fila con le ambulanze perché non ci sono i posti letto, questo però non viene detto, perché giustamente sarebbe forse additare un qualcosa al di fuori o dover puntare il dito sul suo datore di lavoro, che non è il medico di famiglia, e qui comincia a capire. Io mi aspetto un altro filmato e spero che abbia il coraggio di farlo, nel dire che non ci sono i posti letto per ricoverare la gente, perché non credo che noi possiamo tenere e possa essere tenuti a casa determinate persone che hanno determinati problemi grossi, diciamo, perché quindi se tu additi che benissimo, ci posso pure stare, no? Perché a un certo punto è una critica, non in quei termini, perché quei termini è diffamazione. Io dico, in termini normali una critica ci può stare, ma signori, un filmatiello su le barelle ferme con la gente con la flebo, quella gente lì poteva stare a casa? Perché non dici, mannaggia la miseria, brutti schifosi, liberate i posti letto? Perché? Perché dovrebbe andare contro il direttore dell'azienda sanitaria che il giorno dopo lo pia e lo mette alla porta. Allora è troppo facile giocare e schiaffeggiare quando poi alla fine non pensi o reputi che non ci sia
e non, che non ricevi uno schiaffo. Io mi piace tanto schiaffeggiare il ragazzino per strada perché sono più forte. Poi però arriva il padre che è peso massimo e mi fa una faccia così. Quindi io gli dico attenzione, per carità, perché il papà potrebbe svegliarsi un giorno e dirti ma che sta di. Tu Sabatini. No, io dico che al di là del fatto che, quello, che l'episodio sia stato costruito ad arte, come immagino sia stato fatto, perché insomma, come diciamo, si sono le batterie che non entravano, si è commentato da sé, quindi lasciamo perdere qualunque cosa. Sono d'accordo con lei che se questo è un filmato creato ad arte, come dice lei, mi ricorda i film della Roma papalina che girava Magni e Alberto Sordi e quanti altri della loro grandezza. No, mi meraviglio che se fosse veramente una persona che fa quel tipo di lavoro non conosca i meccanismi di accesso al pronto soccorso. Quanta gente va al pronto soccorso su a sponte senza passare per medico di famiglia? Devo dire, io quanta, non so, quanta non ne porta lui, insomma. Io non so tra noi tre presenti quanti ricoveri al pronto soccorso facciamo ogni anno. Io penso che in tutti e tre siano sulle dita di una mano, sì. Forse le dita di una, no, mano. No, qualcosa di più, però sono casi che se non sono, svegli, casi è l'infarto, è la cosa, insufficienza respiratoria, quella è roba che se la tiene a casa è un criminale. Ci, diremo no. Anche forse un'altra cosa, se tutte le ambulanze fossero medicalizzate, nel senso che fossero con il medico presente a bordo, e se fosse vero che ci sono tutti questi tentativi di accesso improprio, molte di queste ambulanze non prenderebbero il malato a bordo, immagino, no? Perché la prima valutazione la farebbe un medico che, visitando la persona che impropriamente quanto vuoi tenta di essere ricoverata al pronto soccorso con un problema futile, ma nel momento in cui comunque arrivi al pronto soccorso, se tu sei un codice bianco, innanzitutto la barella se ne va e quindi non intasa il pronto soccorso e l'autista con il suo mezzo. Quella persona attende ore e ore e ore perché tutti i codici di altri colori li passano avanti. Quindi quell'accusa, al di là del fatto che sia poco garbata o decisamente maleducata, probabilmente, ripeto, è fatta d'arte proprio per andare a colpire una categoria che, come diceva lei, dottor Pirro, prima, è come bambino piccolo, piglia schiaffi, quello un po' protestare, e lo continui a prendere schiaffi. Troppo dopo dietro un angolo esce il papà, mi piacerebbe, 40, questo glielo dico. Mi piacerebbe sapere se e come si concluderà, se questo è stato realmente un filmato fatto ad arte o seppure è stata una, come dire, una esagerazione verbale di una persona, anche lui sotto stress lavorativo. Chissà, può darsi pure che sia così. Vabbè, però lo stress lavorativo uno se lo va ad allentare in birreria e non a fare il TikToker dei poveri. Dottor Buono, ci aspettiamo un filmato di questo signore che dica che, siccome non ci stanno i posti letti, le ambulanze fanno la fila. Si azzarderà a fare una non credo proprio, schiaffa a papà? Non credo proprio, perché si morde sempre dove non c'è duro, no? Perché sennò uno rischia di rompersi i denti. No, avrei solo delle piccole innovazioni di carattere estetico. Cioè, se è stato girato ad arte, potrei dare qualche consiglio a chi l'ha girato. Innanzitutto, le riprese devono essere un po' migliori. Poi magari la reiterazione del cambio della batteria potrebbe essere migliorata. Poi anche negli insulti, una volta le ripetizioni alle elementari le segnavano con lapis blu, quindi consiglierei magari di variare, perché c'è un insulto che ricorre 3-4 volte. Magari il prossimo filmetto, un consiglio, usare un sinonimo. Usiamo dei sinonimi o magari alcune cose più caratteristiche. Perché non è artisticamente apprezzabile, quindi fa ridere, ecco, se lo inseriamo come scenetta. Lei se la prende più come regista, insomma, di qualcosa. Sì, insomma, bisogna migliorare la propria professionalità. Siccome c'era uno che faceva le domande, questo. Probabilmente quello è il regista, no? Cioè, un po' allora... di scuola, esistono delle scuole, almeno fatele bene queste cose. Ah, certo, quello di farle così scadenti. Certamente. Allora, dottor Bisonendino, secondo lei come sta andando il Covid? Al lume di naso? Perché non c'è più l'audio? Fatto, il dottor Miserendino ha levato l'audio, no? Settimana scorsa avevamo visto un ritorno di fiamma. E che secondo lei questa settimana? Sarà molto peggiorato, perché ha fiammone. Delle fasi di... Secondo lei c'è fiammone? Secondo me sì. Solo che però non so dove va a parare, perché
effettivamente bisognerebbe anche vedere, ci si sposta, contagia, quindi dovrebbe essere, sta riprendendo la stagione congressuale, possibile che possa creare dei problemi in attesa. E adesso lo vediamo, perché devo dare una mia esperienza, poi gli altri mi diranno esperienza dei colleghi, quindi possiamo un attimo anticipare quello che succede, perché abbiamo visto un po' la rete di monitoraggio che cosa ci dice, che noi di solito abbiamo sempre anticipato quello che diceva il Ministero, non vedo perché non dobbiamo farlo anche adesso. Dottor Sabbadini, allora incominciamo dall'influenza. Dai. Allora, innanzitutto siamo con i dati della 16ª settimana del 2023, quella in corso è l'ultima per le segnalazioni, perlomeno quelle ufficiali dei mesi di sentinella. L'incidenza dei sintomi simili influenzali è scesa dal 4,5 casi per mille in generale della settimana scorsa ai 4,3 di questa. Nei bambini siamo scesi dal 13 della settimana precedente al 12,6 di questa settimana qua, quindi vediamo che la curva molto 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 lentamente sta scendendo. Gli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità ci continuano a dire che non ci sono in giro solo virus influenzali, ma ci sono molti virus sincitiali, l'abbiamo detto più di una volta, e sono responsabili delle bronchioliti nei bambini piccoli, ma gira anche un po' di streptococco, responsabile di tonsilliti, faringiti febbrili, tossi secche, che comunque continuano ad alimentare i nostri ambulatori. Queste sono, mi pare che c'è un'ultima slide sulla influenza, ecco questa qua che come al solito fa vedere tutti i casi degli ultimi anni, e quello di quest'anno è quella rossa più grossa. Alla fine della fiera questa qui è un pochino anomala, perché vediamo che salvo un caso solo è cominciata prima in maniera molto violenta e adesso sta finendo con la coda molto dopo, quando tutte le altre finivano prima, vedete tutte quelle linee finivano un pochettino prima. Ecco qua, tutte quelle linee, diciamo... E sta prolungando l'influenza, e quindi, rispetto agli anni passati. Secondo me c'è un motivo. C'è un motivo, che questi qui non sono casi solo di influenza, ma dentro quella curva ci sono anche i casi Covid. Esatto, perché proprio ieri mi si è accesa una lampadina quando una paziente, chiamandomi, ha detto: ho fatto l'autotest, l'autotest è positivo. Non mi interessa però che risulti che sia Covid, per me va bene che venga considerata sindrome di tipo influenzale. Ora, il medico, se non ha uno strumento certo di diagnosi, è chiaro che non può mettere Covid. Non potendo mettere Covid, e quindi non effettuando la segnalazione ai servizi epidemiologici, perché sappiamo che dal 1 aprile, nel silenzio assoluto delle istituzioni, il medico ha perso quella caratteristica concessagli temporaneamente dalla legge di effettuare la notifica esso stesso, succede che, rubricato come sindrome influenzale, gran parte dei Covid vanno a ingrassare quella schiera, e quella schiera ha una termine che assomiglia quasi a un plateau che giustifica il tutto. Io ho questo tipo di... Anch'io situazione. Ho lo stesso tipo di disturbi di idee che quello là, perché allora noi abbiamo un sistema qui nella nostra regione, abbiamo un sistema Lazio Advice, no? Che è un sistema che quando viene inserito nel sistema un tampone positivo, io ho settato in maniera tale che mi arriva una mail, e fino alla scorsa settimana non arrivava nemmeno una mail. In tre giorni già sono 8-9 casi che mi stanno arrivando, tra cui persone che conosco, alcuni hanno telefonato, altri no, nemmeno non mi hanno proprio chiamato. C'è una famosa quindi trasmissione probabilmente... televisiva che quest'anno, domani credo, dovesse fare la registrazione, oggi doveva fare la registrazione per la puntata che sarebbe andata in onda giovedì, mi pare di aver letto che l'hanno sospesa perché 14 dire, persone, un po' di tecnici o qualcuno... Maria De Filippi, amici. Vabbè, io non... No, sì, perché... Tanto è una trasmissione che non conosco, pertanto non... No, io la conosco, nel senso, so che... Quindi, per dire, però vediamo un attimo i casi ufficiali, quelli che risultano, sempre all'Istituto Superiore di Sanità con la slide successiva. Eccola qua, stavolta abbiamo meno 5 casi in terapia intensiva, più 107 casi di ricoverati con sintomi non gravi, ma sempre 156 morti. Ma c'è ancora quella successiva che ci dice,
registrati il 27 aprile, quindi sempre una settimana fa, da 63.501 casi. Mi correggo perché la settimana ho detto un errore, dicevo che erano i casi settimanali, invece sono i casi giornalieri, a 80.000, quindi in una settimana sono aumentati circa, cioè, sì, si vede un giorno solo, di circa 20.000 casi. Chiaro, esatto. Che cos'è, vabbè, una coda del Covid e la temperatura che ancora è fredda? Non lo so, sicuramente le misure di prevenzione si sono allentate molte, compreso l'utilizzo, a meno che uno nel suo studio di medico non la obblighi, si è praticamente finito l'uso della mascherina. E poi c'è questa questione della mascherina, che è un altro un'altra problematica, eccetera. Comunque, un no, contraccolpo che ci saremmo forse potuti o dovuti ci saremmo potuti tranquillamente risparmiare, ma non ci facciamo mancare assolutamente niente. No, io dicevo che ce lo saremmo potuti aspettare. È perché, allora, qualche settimana fa noi dicevamo, mi ricordo che feci anche delle domande e mi dissero, ma sì, ma forse no, forse che sì. Non è che adesso al calare proprio dell'influenza e delle sindrome influenzali non riciccia fuori lui perché era fermo, perché l'influenza gli ha messo un certo tappo e adesso quando c'ha un po' di campo libero piglia e riparte, punto interrogativo, dottor Miserendino. I dati sono... vediamo domani, dopo domani, quando sono i dati, perché noi i dati settimanali non ci facciamo mancare, perché giustamente non servono più a niente, dicono così, ma andiamo a vedere, vedi, mi ha colpito, mi ha lanciato la medizione del ministro, prego, torni serendito. E adesso andremo a vedere, sicuramente c'è una recrudescenza, voglio pensare che ci possa essere una variante o meno, cioè mi chiedo se ci sia una variante o meno dietro questa recrudescenza. Penso di no, perché pare che siano tutti classificati con la precedente variante, questi nuovi casi di Covid. Però tra Arturo e Kraken qualcosa potrebbe essere cambiato. Abbiamo visto che il 75-76% erano tutti BA5. Quindi se così fosse, sarebbe una piccola percentuale probabilmente, però certo ogni ipotesi è sicuramente... Il nostro sistema di monitoraggio ci dicevano tanti anni, tanto tempo fa, che c'erano 20 casi in Italia quando eravamo strapieni dappertutto, insomma, quindi non è che... Per carità, è bellissimo, rispetto a quello inglese noi facciamo un po' ridere, insomma, da questo punto di vista. Quindi mi sembra che fanno, non so, 5-6 mila... attivizzazioni settimanali, noi ne facciamo 2000 all'anno, insomma. Però l'N Conti è ritornato sopra 1, se non... l'N Conti è ritornato sopra 1, sì. R Conti, se non ricordo male, quindi evidentemente significa e l'indice no che stavo ascoltando. No, lo sa, no, dice significa che no, non ci vacciniamo, non ci vacciniamo più, non ci vacciniamo più, cioè la vaccinazione è crollata. Questo è il tema di fondo. Giustamente o ingiustamente la vaccinazione è crollata. Questo è un problema su cui dovremo fare una riflessione. Non dico faremo i conti, ma una riflessione sì. E poi chiaramente c'è anche da dire che io vado in giro per ospedali di questi tempi e vedo comunque persone completamente coperte dalle mascherine anche dopo il 1° maggio, cioè non ne vedo uno senza mascherina. Io non so come sia a Roma, però penso che sia analogo, cioè la gente si tutela e i direttori sanitari si tutelano, e la mascherina non appena si entra nel campo di un ospedale c'è. Ma lì sì, ma in giro assolutamente no, anzi insomma mi dicono anche in giro no. Molto in giro, se dico attenzione che... Però il rischio è che ci troveremo negli ospedali. Vabbè, ma andiamo a vedere, la settimana prossima vediamo perché come diceva mio amico, a tutto si sfugge meno che i dati. Quando si danno i dati statistici ci sono e ti arrivano fuori, che oramai quando l'ospedale è pieno vuol dire che abbiamo ridotto e strascicato tutto. Io ho una... per concludere un po' tutto, perché noi parliamo del coronavirus che ovviamente era... non esiste più ope legis. Poi abbiamo parlato purtroppo della psichiatra, della collega psichiatra uccisa dei 9 anni, che non si è stato fatto niente. Insomma, uno Stato che fa tante belle cose, però una cosa la sa fare. Quando si appiccica con la burocrazia, no? Fa delle cose meravigliose. Striscia la notizia, ultimamente,
e questo mi è stato segnalato da Claudio, perché stavamo parlando, è segnalato, io lo voglio far vedere, ha intervistato fuori dal Parlamento alcuni deputati. Com'è possibile, facendo questa, che le istruzioni, questa è la domanda che hanno fatto, com'è possibile che le istruzioni per la dichiarazione dei redditi siano 160 pagine e addirittura 434 le partite IVA? E lo chiedono ai nostri politici fino a quando non incontra Valeria Marini, eccetera. Vabbè, comunque questo qui è spettacolo, però effettivamente si pone questa domanda. Uno Stato che è pronto a levare, pronto a prendere, ma quando si tratta di dare, eccolo qua, signori, la burocrazia che interviene. Ma non dovevano, scusate la mia ignoranza o la mia superficialità, è uguale, ma non è, doveva essere già pronto, sì, precompilato, quindi, come dire, prefatto, predigerito, ci devi mettere soltanto l'olio e il sale, poi per il resto è condito e pronto per essere cucinato. Non lo so, 430 pagine è un libro un libro è un libro sostanzioso, un'enciclopedia. Dottor Buono, l'enciclopedia, il dottor Buono sono fatta solo, però è di solito 435. Diciamo che ci sono fortunatamente dei software che aiutano, però è un esempio stridente, appunto, dell'essere debole con i forti e forti con i deboli. Cioè, da un lato determinate autorità garanti non fanno altro che dire che deve essere tutto facile, semplice, comprensibile, accessibile a tutti, e poi vengono proponati al cittadino, che non è detto che debba essere diplomato, laureato, magari in scienze economiche, commerciali o sociali, gli si propinano una serie di cose che a leggerle sono francamente astruse. Io qualche volta ci ho provato, si prestano a 100.000 interpretazioni, fortunatamente ci sono i software, cioè software che in pratica cercano di porti le domande in italiano per poi tradurle in burocratese, però purtroppo è un'impresa difficile anche perché cambiano, come diceva Harry Potter, alle scale piace cambiare, e questo con i moduli della dichiarazione dei redditi, direi andate a vedere come si fanno in America, dove sono immutabili non so da quante anni. Questa dichiarazione dei redditi dovrebbe avere 5-6 punti semplici per tutti, dopodiché e poi fatti salvi i meccanismi di accertamento da parte di chi è preposto. Ma francamente andare a fare delle cose così complicate può far venire, senza giustificare per carità, ma può far venire voglia di starne al di fuori, certamente perché uno magari si tiene in tasca dei soldini, ma credo che ci sia una buona percentuale dei casi che ne voglia rimanere fuori perché ha spesso le caratteristiche di un intollerabile e disgustoso compito a casa con sanzioni pesanti e votacci bassi anche se uno è andato alle elezioni. A me quando passa giù, arriva giugno, mi viene poi una piccola ansia da... Anzi, alla prestazione, diciamo, perché niente, potete sbagliare la virgola e ti arriva la cartella di Equitalia. Non c'è più Equitalia, c'è Agenzia delle Entrate di Riscossione. Sì. Dottor Miserendino, questo Stato che si burocratizza se stesso, si autoannoda e non crede manco a se stesso e serve il certificato per convalidare il certificato che lo hai messo di certificazione. È un argomentaccio, che pure la sanità è questo, perché... Purtroppo così. Direi che le 160 pagine dell'unico e le 434 delle partite IVA si spiegano con il fatto che molti dati, molte cose sono reiterate. Nelle partite IVA, essendoci gli studi di settore, esistono tutta una serie di allegati e di situazioni specifiche per gli allegati. Questo significa che si accumulano, proprio come nelle operazioni cumulative, tutta una serie di nozioni che già sono state dette nelle 160 pagine precedenti e vengono tipizzate. Il problema qual è? Che ormai una partita IVA spende il 10% del suo reddito da commercialista. Non è che la dichiarazione dei redditi così lunga è fatta per far vivere i commercialisti, ma di sicuro il risultato è questo, è che praticamente se in Unione Europea dicono
Ma perché ci sono così pochi lavoratori autonomi e così poche partite IVA nella nostra prospera Europa? Perché la partita IVA viene identificata con una situazione di povertà? Queste sono persone che anche nell'Europarlamento non sono andate in Italia o in Romania, perché mi dicono che anche nell'ex Est Europa, lì nell'Europa oltre Cortina, ci sono situazioni dove la partita IVA, poverino, è vessato sia burocraticamente sia anche dal fatto che il valore del denaro è un po' minore. Quindi diciamo che se dovremo fare il nuovo Jobs Act, quello, lo statuto dei lavori, ci rimettiamo mano, forse sarebbe anche bene parlare di queste dichiarazioni, di queste istruzioni incomprensibili o comunque estremamente lunghe, e di questo reddito che siamo costretti a spendere dal commercialista. Dottor Vicerendino, un saluto, perché abbiamo finito, esaurito il tempo, oggi abbiamo volata. Noi ci vediamo. È volata, è cominciata un po' triste con questa marcia. Comunque la società civile si muove. E questa adesso è una montiamo cosa tutto, che... mettiamo un bel filmato dove la ricordiamo bene tutta la marcia, perché ci sono arrivati tutti i pezzi che sono arrivati, che abbiamo registrato dalle telecamere, quelle lì, le estrapoliamo e facciamo vedere un pochettino la cosa, vediamo un po'. È iniziata triste, speriamo. Lancio un saluto da Milano. Ci vediamo prossimo. È sempre stato un piacere. Si riguardi, perché si metta la mascherina quando va a fare la spesa. Io lo faccio. Mi prendono un po' per scemo, ma non me ne porterà a frega niente, guardate. Buonanotte! Buonanotte. Allora, la massima di Massimo. Allora, devo dire che se questa massima, che è brevissima, adesso vi leggerò, qualche anno fa mi avrebbe fatto sorridere allegramente. Adesso, dopo il Covid, mi fa storcere un pochino il naso, perché tutto sommato sembra vera. L'anonimo dice: i medici senza clienti oggi si chiamano scienziati. A voi una giusta riflessione. No, questa qui non è una riflessione, è una mazzata in pieno volto. Dottor Buono, prego, la conclusione lei. È bene anche chiudere con un sorriso dopo una puntata triste sotto tanti punti di vista. Andiamo avanti e andiamo sempre verso una sanità migliore, verso una società migliore. Come si conclude? Ci vediamo tra una settimana. Guardi, facciamo così, facci lei la chiusura. Ci vediamo fra 7 giorni. Ci vediamo tra 7 giorni, sempre con la nostra sanità. Potete rivedere. Potete rivedere questa registrazione subito dopo questa diretta oppure sul vostro canale YouTube. Buonanotte a tutti.